I ragazzi non possono essere tenuti nascosti in eterno. Bisogna preparare un piano di fuga, ma non è facile spostare 73 ragazzi senza dare nell'occhio. Un piccolo gruppo decide di partire verso il sud, andando incontro agli alleati. Ma la fuga verso il meridione liberato non può essere una soluzione per tutti, soprattutto per i più piccoli. Nel gruppo di Villa Emma ci sono anche bambini di 6-7 anni e molti che non superano i 10. Indig comprende che c'è un'unica possibilità di fuga, la Svizzera. Il problema è che la Svizzera pone dei limiti all'ingresso degli ebrei provenienti dall'Italia. Indig, perciò, decide di mandare alla frontiera un primo gruppo, un piccolo gruppo. Per la fuga in Svizzera bisogna usare il treno e superare i controlli. I ragazzi furono tutti provvisti di carte d'identità rilasciate dal comune di Nonantola. Documenti dove, per sfuggire ai controlli, l'addetto del comune non riporta l'annotazione obbligatoria appartenente alla razza ebraica. Siamo partiti con il treno da Nonantola per il confine. Ricordo che abbiamo ricevuto dei documenti, forse falsi. Qualcuno dice che a Milano ci hanno anche fermato. Io non ricordo niente. Quello che ricordo è che non abbiamo avuto problemi. La destinazione era Ponte Tresa, al confine svizzero. Ad accompagnarli c'era l'ebreo italiano Goffredo Pacifici, che lavorava a Villa Emma come assistente del direttore. Questo gruppo, però, fu rimandato indietro. Io ero tra i primi bambini partiti. Siamo arrivati a Milano e da lì siamo partiti per la Svizzera. Siamo arrivati al confine a Ponte Tresa. Dovevamo attraversare il confine a piedi. Abbiamo attraversato il fiume di corsa sotto il recinto e siamo arrivati in Svizzera. Ma non avevamo un permesso e le guardie ci hanno rimandato indietro a Nonantola. Quindi erano di nuovo a Nonantola e bisognava prendere una decisione. Indig e Goffredo Pacifici andarono al confine verso Ponte Chiasso, dove viveva il fratello di Pacifici. Qui si misero in contatto con una organizzazione ebraica che ottenne finalmente il permesso di ingresso per i ragazzi. Ci radunammo, un'altra sarta con tre ragazze e noi, diciamo, c'eravamo in 10. In 8 giorni abbiamo fatto 40 cappotti, tutti uguali, tasche uguali, tutti uguali, perché doveva sembrare un collegio. Non so come siamo arrivati al treno, né da dove provenivano i vestiti che avevamo addosso. Qualcuno si era preso cura di noi. Durante il viaggio da Nonantola a Milano, eravamo sparsi in diversi vagoni. Io ero seduta vicino a una signora italiana con la figlia. Sicuramente sapeva che ero senza documenti e che ero ebrea. Tutta la notte mi ha dato da mangiare mele cotte. Non me lo dimenticherò mai. Quella donna è nel mio cuore. Così siamo andati al confine per la seconda volta. Abbiamo camminato. Era autunno. Faceva molto freddo. Era il mese di novembre. Partono divisi in piccoli gruppi verso Ponte Tresa, una piccola località al confine tra Svizzera e Italia sul fiume Tresa, che collega il lago di Lugano con il lago Maggiore. È attraversando le secche che migliaia di fuggiaschi cercano di entrare in Svizzera, l'unica nazione in Europa non coinvolta nella guerra, l'unica in cui esiste una concreta possibilità di salvezza per ebrei e rifugiati politici. Una salvezza ottenuta da Indig, che è riuscito ad ottenere un salvacondotto per i suoi ragazzi. Ma bisogna superare il confine. Il confine con la Svizzera era controllato dalla polizia tedesca di frontiera, che aveva il compito di consegnare alle SS gli ebrei che catturavano. Quindi
Se fossero stati presi, sarebbero stati tutti deportati ad Auschwitz. Faceva molto freddo e pioveva tantissimo. Mi ricordo che abbiamo attraversato il ponte Tresa. Avevo un abito colorato. All'epoca avevamo colorato i vestiti per farli sembrare nuovi. E per la pioggia tutto il colore è andato via. Il confine era una recinzione alta alcuni metri, con piccoli campanelli. Ogni volta che qualcuno cercava di passare, i campanelli suonavano. Ci avrebbero scoperti. Perciò ci hanno chiesto di stare molto attenti. Mia sorella era molto piccola, aveva 6 anni. Chiesero a uno dei 2 piloti inglesi che ci accompagnavano di tenerla in braccio. Era molto faticoso. Bisognava attraversare a piedi le montagne e poi il fiume. Qualcuno ha tirato il recinto da sotto, creando un passaggio e dicendoci di attraversare. Dopo il recinto c'era una discesa che portava direttamente in acqua e sopra il recinto c'erano dei campanelli che cominciarono a suonare. Una volta passato il recinto è scattato l'allarme e i tedeschi hanno cominciato a sparare in aria. L'acqua era alta. E l'ufficiale inglese ha lasciato cadere mia sorella. Eliezer, uno dei ragazzi del nostro gruppo, si è buttato in acqua, ha preso mia sorella e l'ha portata in braccio dall'altra parte del fiume. Quando eravamo nel fiume, ho visto una bambina caduta in acqua. La corrente la trascinava. Allora l'ho acchiappata e presa in braccio. Così abbiamo attraversato il fiume verso la Svizzera. È stato un momento drammatico per me. Sono rimasto scioccato. Mia sorella era trascinata dal fiume e io ero impotente. Ero un ragazzino. Avevo solo 10 anni. È stato lui a salvarla. Abbiamo cominciato a gridare: aiuto, aiuto! Allora si è avvicinata la guida, Schuldenfrei, il falegname, che ci ha tirati fuori dall'acqua. Eravamo completamente bagnati, ma eravamo salvi. In Svizzera i ragazzi saranno accolti in un istituto a Bex, dove si ritroveranno tutti sani e salvi. Salvi da una morte certa. A pochi chilometri da Nonantola c'è infatti il campo di concentramento di Fossoli occupato dalle SS. Da lì partono i convogli per prigionieri politici e razziali, destinati ai lager del nord Europa e principalmente ad Auschwitz. Don Arrigo Beccari, il cui aiuto è stato veramente decisivo per i ragazzi, e Giuseppe Moreali hanno dato il loro aiuto come se fosse scontato. Non hanno pensato più di tanto al pericolo che correvano. Più tardi, quando la storia dei ragazzi di Villa Emma è venuta alla luce, non hanno mai dato rilievo al loro comportamento. Lo hanno sempre dato per scontato, come un dovere. E questo è molto bello. Eravamo soli, senza famiglia, senza sapere quale sarebbe stato il nostro destino, senza sapere nulla. Abbiamo vissuto nel pericolo della guerra e posso ringraziare oggi i cittadini di Nonantola per non averci consegnato alle autorità e per averci trattato bene. È veramente incredibile che tutti i ragazzi si siano salvati. 5 anni in fuga, il drammatico attraversamento del confine da Graz alla Jugoslavia, il viaggio dalla Jugoslavia occupata dalle truppe tedesche alla Slovenia.
fuga, tutti salvi. È stato veramente qualcosa di incredibile. Di tutto quel periodo mi sono rimaste in testa alcune canzoni, come... Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Le ultime parole che voglio dire a tutti gli italiani che hanno salvato a noi, che le più buone donne e uomini del mondo. E vi ringrazio molto, molto. A tutti voi. E più di quelli che sono di Nonantola. Grazie. Tutti salvi. Tranne Goffredo Pacifici, Cicci Bu, come lo chiamavano affettuosamente i ragazzi di Villa Emma, che non rimase in Svizzera e tornò indietro per aiutare altri a fuggire. Catturato, morirà ad Auschwitz. E poi uno dei ragazzi, Salomon Papo. Ad un certo punto sono arrivati i ragazzi della Jugoslavia. Non sapevamo nulla di loro. Ricordo il giorno del loro arrivo. Tra loro c'era un ragazzo molto carino. Un bel ragazzo, simpatico, sorridente. Era Salomo. Mi sono avvicinata a lui. Mi piaceva moltissimo. E anche io piacevo a lui. Abbiamo cominciato a parlare, a ridere, a frequentarci. Aveva la tubercolosi e visto che è una malattia pericolosa l'hanno mandato in un sanatorio sulle montagne. Io sono andata a trovarlo con Yakia, il direttore, e Laura, un'infermiera. Lui era il mio primo amore e io il suo. Poi sono arrivati i tedeschi. Hanno cercato all'interno del sanatorio, tra le persone con la tubercolosi, e li hanno mandati tutti in un campo di concentramento. Anche Salomon. E lì è morto. Che mi provoca ancora oggi tanto dolore. Era un ragazzo così adorabile. Ammazzare un ragazzo così è stato terribile. Salomon mi ha regalato alcuni giorni di amore, di affetto. Era bello. Alla mia più carissima e bella amica, a molti anni di ricordi, Salomon, Gaiato di Pavullo, Sanatorio Gilberto Caselli. 23 giugno 1943.